Nella palazzina che un tempo ospitava la seconda circoscrizione in via Campo di Marte, negli anni successivi l'ufficio di cittadinanza e da oggi anche l'ufficio affidi e adozioni del comune di Perugia, c'è un nuovo spazio per le audizioni protette dell'autorità giudiziaria, dotato di vetro per l'osservazione del minore e impianto audio-video per la registrazione. Lo spazio, inaugurato oggi dal sindaco Andrea Romizzi e dall'assessore ai servizi sociali Edi Cicchi, rappresenta da un lato la conclusione del progetto Piuma, progetto integrato unità multidisciplinare abuso, esperienza pilota per il trattamento dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, che ha permesso la costruzione di una rete di soggetti pubblico e privati, regione, comune, ASL 1, procure, tribunali, cooperative, azienda ospedaliera, ufficio scolastico, e un'equipe multidisciplinare che ha cominciato a lavorare in maniera sinergica e integrata nella tutela e presa in carico dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Dall'altro, questo nuovo spazio rappresenta anche un ulteriore passo verso la collaborazione fattiva e il superamento degli steccati tra enti e soggetti istituzionali in materie delicate quali la tutela dei minori. Abuso di minori. Questa struttura che oggi inauguriamo è uno spazio per le audizioni protette, è una delle poche presenti in Italia dove il Comune mette a disposizione appunto questo spazio, che però non è solamente uno spazio fisico ma è uno spazio relazionale dove i bambini possono essere accolti, seguiti da una psicologa e dove il magistrato può vedere quello che accade. E quindi è un segno di civiltà nei confronti di bambini che sono abusati e maltrattati e che noi dobbiamo avere molto a cuore. Tra l'altro in una struttura del comune che avete ristrutturato in maniera egregia. Abbiamo ristrutturato questa struttura che era già sede degli uffici della cittadinanza e adesso ci abbiamo trasferito il gruppo affidi e il servizio adozioni, oltre a questo spazio, rivitalizzando un po' anche quello che è il quartiere, questo quartiere, attraverso anche l'azione dei cittadini. Stiamo lavorando affinché questo spazio possa essere utilizzato non solo come servizio pubblico ma come spazio aperto a tutta la cittadinanza. Io credo che, come vi dicevo, ci siano buoni motivi per essere soddisfatti. Il primo, anzitutto, quello che veniva detto, è la rete, cioè il fatto che si è deciso di fare questa cosa, ma di farla assieme, mettendo anche in condizioni necessità pure diverse, che però possono trovare una sintesi comune con un luogo anche ragionato e immaginato assieme. Un altro motivo di soddisfazione è di aver riconsegnato questo immobile a chi da tempo ci lavora in condizioni di decoro, di sicurezza, di salubrità. Anche questo non è poco, Anche questo non è poco. Noi tra i vari nostri desiderata c'è anche quello un po' di razionalizzare e riqualificare le nostre sedi comunali. Ci sono vari progetti, magari quello che è più noto alle cronache è quello di Monteluce, che è sempre destinato ai servizi della persona, ma noi con l'assessore abbiamo questa volontà un po' di andare anche a rivedere tutti gli uffici nel nostro territorio e cercare di renderli sempre più decorosi e in condizioni di assoluta sicurezza, anche perché qua vi lavorano. E qua colgo l'occasione per ringraziarle e ringraziarvi, tanti operatori, tante operatrici che davvero sono coloro che più di altri toccano le difficoltà del momento, che è un momento estremamente drammatico. Poi è vero che tanti cittadini vengono anche dal sindaco, io per quello che posso ascolto, ma voi davvero siete in trincea. Ecco. E allora avete il diritto di avere anche dei luoghi consoni che vi riconoscono questo ruolo e che vi restituiscano anche una dignità nel lavoro. Quindi io davvero credo che noi si debba comunque procedere in questa direzione e ringrazio ovviamente gli uffici che hanno fatto un lavoro straordinario, perché io era da un po' che non ritornavo qua e ho trovato un luogo certamente in condizioni ben diverse da quelle che ricordavo. Ringrazio anche, questo è un altro motivo di soddisfazione, tutti voi, perché non è che si restituisce solamente a chi lavora qui dentro il luogo più in condizioni
migliori, ma lo si restituisce anche al quartiere. Perché tra l'altro questo è un quartiere, insomma, che è limitrofi di un'area della città un po' calda. Io più volte ho detto che la via migliore da percorrere per irrobustire quel quartiere, questo quartiere, è reinserire delle cellule sane, come li chiamo io, reinserire delle cellule sane con contenuti sani e che abbiano anche una capacità di contagio. Questo valga per i contenuti, ovviamente deve valere anche per i contenitori. Un altro motivo di soddisfazione è che sono stati coinvolti anche l'ARCI con i ragazzi che hanno, io ringrazio molto davvero sentitamente, che hanno concorso con il loro impegno a riqualificare questo luogo, quindi verniciando le ringhiere che appunto circondano questo fabbricato. Più volte con l'assessore abbiamo detto che assolutamente questi ragazzi devono essere coinvolti nella vita anche cittadina, in questo tipo di attività, per motivi vari. Uno è per vincere possibili pregiudizi, quindi anche paure, per cercare anche di, così, il più possibile, farli sentire in una condizione di, così, di assoluta accoglienza e integrazione. Lavoro in modo particolare a chi qui dentro dovrà lavorarci. Io mi auguro che voi qua possiate ovviamente lavorare in maniera ancora più appassionata, come avete fatto sin qui, e in maniera, per quello che è possibile, più serena. Noi vi accompagneremo in questa esperienza, non solo l'assessore ma anche il sindaco. Cercheremo di venire anche, così, nei mesi che verranno a verificare l'andamento di questo progetto, che però non abbiamo dubbi sarà sicuramente un progetto di grande utilità per la nostra comunità. Il primo appuntamento con la cittadinanza è per il 4 dicembre dalle 16:30 in poi, con una serie di laboratori, giochi e letture animate per bambini e una mostra fotografica con foto donate dai residenti che danno il senso dell'evoluzione di un quartiere progettato urbanisticamente nel 1939.